milioni, spegnete il cellulare. Poi alla fine, la prima volta di commentare, per il momento io cedo volentieri la parola al presidente del PIRE, Antonio Fasano. Benvenuti a tutti e a tutte. E intanto saluto e ringrazio i rappresentanti delle associazioni, alcune sono state invitate, e saluto naturalmente Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Rocco Tarucci, e stasera c'è una commedia tratta da un libanese, Samir Fayed. E devo dire che questa commedia è stata un po' sofferta, perché dopo circa 2 anni di preparazione, ecco qui il risultato. Tutti i teatranti sono in fibrillazione, ma penso che sia in fibrillazione pure il regista, devo dire, per la buona riuscita. Per la buona riuscita della commedia. Dico, questa fibrillazione è stata dovuta per 2 semplici motivi: sia perché il copione è molto lungo e quindi portare a memoria il copione intero da parte dei nostri amici con una certa età è molto difficile, e quindi però si sono impegnati. Dico fibrillazione anche perché è stato un teatro errante, devo dire, un teatro che non trovava posto dove allocarsi, dove fare le prove. Meno male, devo dire, che ci sono le istituzioni scolastiche, anche se non è presente, io ringrazio la preside, professoressa Carlo, ringrazio la preside perché ci consente di fare anche questa attività, anche perché conoscono già Lillino come regista, abbiamo anche assistito all'altra rappresentazione teatrale fatta durante il certamen, e devo dire che è stato anche bellissimo. Il teatro fa parte della nostra didattica scolastica, 27 corsi, 5 seminari, e quindi il teatro è uno di questi. Però devo dire che il teatro è un corso più completo, se permetti, perché c'è la partecipazione degli spettatori, c'è la partecipazione dei teatranti e c'è anche la partecipazione del regista, il professor Covella, con l'aiuto anche del vice regista Giovanna Dolce. E quindi devo dire che in effetti questa mancanza di sede ha creato problemi nella comunicazione. Noi non sapevamo quanti erano i teatranti. Sono 19. Cosa aveva bisogno il regista per fare il teatro? E quindi questa mancanza di comunicazione, che spero l'anno prossimo cercheremo di superare con un'organizzazione più precisa e puntuale, e perché diciamo che ha creato veramente delle difficoltà sia ai teatranti sia agli UNITRE, che è sembrato diciamo un corpo a parte il corso del teatro. Il teatro, visto come dicevo, gli spettatori non ne trovano giovamento, c'è divertimento, ma anche c'è un messaggio lanciato dalla commedia che ci viene data. C'è la partecipazione dei teatranti,
che comunque vengono con il teatro, si aiuta a superare la timidezza, esce fuori una personalità, si riesce anche a tirare fuori qualcosa che loro non sapevano. Dice, sono capace di fare questo. E quindi a tutto tondo è un corso che è molto, ma molto vasto. Quindi, arrivato a questo punto, do la parola al regista e ringrazio tutti quanti per essere venuti. Ma prima, scusami, prima di dare la parola al regista, un saluto da parte di Monsignor il Vescovo Carducci. Velocissimo, velocissimo. Avete sentito due voci che sono dalla parte del palco, di quelli che sanno. Io sono invitato come voi, sono voce vostra, per dire a loro grazie dell'invito, del lavoro che hanno fatto. E sono in attesa, anch'io, con molta fiducia, non fosse altro, perché il presidente che ci ha parlato, io lo conosco da giovanissimo, quando era desideroso di conoscere tante cose, mi ha portato ad essere rettore di questa università. E allo stesso regista, io devo dire che le prime commedie, non guidate, ma create da lui, hanno avuto me come spettatore, allora giovane italiano, un ragazzo liceale, in piazza Fortunata Venero, la sera, intorno a lui era teatro, era bello, sapeva raccontare, come saprà raccontare stasera, e aiuterà gli altri, gli attori teatrali, a saper raccontare. Buon ascolto. Bene, dopo le parole di Monsignore, noi speriamo nella grazia divina, perché come diceva il Presidente abbiamo avuto difficoltà, perché chi è arrivato prima ha avuto modo di vedere che noi abbiamo rimediato all'ultimo momento le parole dei Ferrucci, quindi sicuramente qualche cosa non funzionerà, ma noi ci abbiamo messo tutto l'impegno e i ragazzi, mi auguro che sia di puro gradimento vostro, io non vi anticipo niente per non farvi perdere la sorpresa di godere dello spettacolo, avremo modo poi eventualmente di commentare alla fine. Buona visione a tutti. Thank you.
Via che non arriva tuo culante! Ma che tipo è questo barocco? Potete farci una descrizione? Capur, metti una sale sopra! Scemi! Ma quali abiti indossava? Divisa da detenuto? Dai! Che abbiamo per me? A dopo! Diado! Con piuma! Come corta fause! Come dite voi in Italia? Cazzotelli? Ah, i ravioli! Ma i ravioli non si indossano, i ravioli si mangiano! Nai ravioli! Klein pantalofi! Thank you.
Chino, ma quante volte te lo devo dire che la domenica mattina prima di mezzogiorno non devi chiamare, che poi si sveglia quella e se la prende con me. No, Teresa non c'è, è andata a messa. E certo che vi ha sognato stanotte, me l'ha detto stamattina quando, prima di uscire, ha detto quando voglio bene, giochi nomi. Chissà con quale grave malattia si è svegliato stamattina. Va bene, e certo che me lo ricordo. Pasti in bianco e pettinatevi della favore, come sempre. Sì, è già a Chino, sapete che gli dico? Per stare più tranquilli portate una bella maglietta della salute di ricambio, così quando venite chiudiamo tutte le finestre, non prendete nessun raffreddore. Va bene? Oh, arrivederci, a più tardi, arrivederci. Giovanotto, lei questi spaventi, amico.
te li porto volentieri, ma li devo portare anche le 50.000 lire che deve darmi suo marito. Antonio non è mio marito, è mio genero. Domani mattina viene lui di pesto e lo Eh no, cara signora, se io ritorno senza le 50.000 lire, Don Peppino non potrà comprare la fodera per fare i vestiti dei matrimoni. Pronto? Qui casorefice, con chi parlo? L'altra volta, Gioacchino. No, Teresa non è ancora tornata. Non lo so se l'ha messa la cantante, che ne so. Forse Don Saverio avrà fatto una predica un po' più lunga, che ti voglio dire? L'avete cronometrato? Ma che me ne importa a me se l'avete cronometrato? Le nuvole? No, non ce ne sono nuvole. Gioacchino, non ci sono le nuvole. No, signora, non ci sono nuvole. E se non mi credete, chiamate pure all'ufficio meteorologico dell'aeronautica. Ma che scocciature! No. Ma vedi se è possibile che uno scende da lei e non ti accorgi che c'è un segno. Senta, io non la conosco. Allora dico subito che noi non compriamo niente da nessuno, neanche lei può comprare. Che ci sta? Lei conosce la legge delle probabilità? Lo so. Io sono abbonato a tre riviste scientifiche. Ma il caso di un innaffiatoio che da solo arriva su uno scintillante, per questo non l'ho mai letto da nessuna parte. Quando una persona si sveglia e ti richiede fuori dal letto, si aspetta di trovare le pantofole. Se sbaglio, mi corregge. No, sta parlando. Benissimo. Allora non mi sembra molto convinto. Certo, perché non so. Lei ci ha pensato prima di dire benissimo? Che mi sono inceppato. Sai, io parlo in un modo un po' strano. Balbuziente. Qualcosa. E allora, come non detto, mi dispiace. Prego. Senti, ma voi, oggi, è come? Allora, se è domenica, mi fa una cortesia, mi legga col cartello. Non posso. Ma ha problemi di vista? Se ha problemi di vista non si preoccupi. Io domani stesso la mando da un mio carissimo amico ottico. Le farà un buon prezzo sugli occhiali. Da lui ho comprato quel carrocchiale. Il fatto è che sono analfabeta. Anche analfabeto. Lo so, sono rovinato. Da domani proverò con la vitamina B12. Bravo, la vitamina B12 fa bene contro la balbuzia. Bravo. Sì. Domenica. Uno direbbe, dopo che per 6 giorni il signore si è spezzato la schiena dietro la scrivania e ha trascorso lunghe nottate vicino ad un cannocchiale, la domenica il signore avrà pure il sacrosanto diritto di riposare. Ma voglio mettere cartelli. E questo, caro mio, sono rose e fiori. 2 mesi fa mi hanno fatto trovare sullo scendimento una zappa. Mi hanno dovuto portare in ospedale con l'ambulanza per fare l'antitetanica. Che guai! Mi raccomando, parecchia vitamina C, Ne prendo parecchie. Ma mi scusi. Mari, chi è? Gaetano Donnarumma, cameriere supplente del ristorante Rasagnolo d'Oro. Io lavoro anche con Don Peppino e Sato. Ah. Infatti,
gli ho portato il pantalone aggiustato. Ah, quindi lei lavora con Don Peppino? Sì. Benissimo, io con Don Peppino sono rimasto d'accordo che avrei pagato 50.000 lire di lavoro. Ecco, un attimo solo, così vedo subito i soldi. E vengono 10, ecco, 20, 30, 40, 40. Mandano 10.000 euro. Ma come ieri sera ho messo nel portafoglio le 50.000 lire da dare al sacco e adesso mandano 10.000 lire. Signora suocera, vuole mettere qui le 10.000 lire che mancano? Prego. Queste cose adesso dice a me, eh? Vuoi vedere che adesso sono pure la ladra di casa? Ah, lei e voi non ce l'avete? No. E allora, signor Donnarumma, oggi assisterete ad uno spettacolo di spogliarello a scopo perquisizione. Per carità, signora, per carità, io sono iscritto all'azione cattolica e voglio dire uno spogliarello che va bene il permesso da un vescovo in persona. Il gran signore sta ancora a dormire.
le imposte sono chiuse, il campo reale dorme, il mentre Vincenzo campo reale dorme, Antonio Refice, ma io con chi mi sono sposato? Con voi o con quella poverina di vostra figlia? Zitto, zitto, non la devi nominare quella figlia mia, una ragazzina, l'hai riempita di chiacchiere l'hai riempita, ti poteva venire figlia e tu ti dovevi sposare con una della tua età. Signor Donnarumma, io sono 20 anni che sto sopportando mia suocera, da quando la mia povera moglie e poi la sua figlia morì durante il parto. E per forza, l'hai costretta a fare due gemelli. Io l'ho costretta a fare due gemelli. Perché non siete voi il padre, non sei tu il padre? Ma perché? Avete mai visto quelle che dice, cara, andiamo a fare due gemelli. Sì, tutti, perché sei un maniaco sessuale e pensi sempre a quella cosa là. Non ascoltare proprio. Stavo dicendo che la mia povera moglie è morta durante il parto. I neonati, due gemelli, avevano bisogno di cure, di affetto, di latte. Per le cure e le affette potevo provvedere, ma per il latte a quale seno latte? E così mia suocera Gemma venne evidente con noi. Ora dico io, gli anni sono passati. I figliuoli sono fatti grandi, il ragazzo sta facendo il militare e la ragazza Teresa vive più con me, fra poco si sposa con Gioacchino. Ma la figlia! Il latte dal seno non lo prendono più, il bagnetto se lo fanno da soli. Ma lei, Gemma, sempre qua! Come un libro stampato, bisognerebbe raccontare la mia vita accanto a lei. Allora, facciamo così, io ti
giro il naffiatoio verso la sinistra, più giri il piede verso destra. E vediamo cosa succede. Niente può succedere, non ha il piede mica è abitato dentro, il piede è infilato. Ah sì! Oh madonna, oh, mamma! Allora facciamo così adesso, si stende sul divano e lei signora, venga per favore, lo prenda da sotto le ascelle. Ma cara da me se in questo secolo il Milaville. Ora facciamo diversamente. Si stende ancora una volta e lei signora lo prende da sotto il mento. Ma non lo si prende dalle orecchie che c'è la Milaville. No, se per caso sbaglio velocità lei si ritrova con le orecchie di orecchie c'è in mano. Signor Donnarumma, però o si sbriga
andi a prendere una bomba d'ossigeno. Facciamo subito, ancora un paio di secondi e abbiamo fatto. Tanto il mondo dobbiamo trascorrere la domenica e la trascorriamo così. Lei prende le 50.000 lire, mi saluti Don Beppino, se ne vada in santa pace e non dormi mai più, mai più. Sai cosa faccio adesso? Vado a cercare un fabbro, mi faccio prestare uno scalpello e un martello e voglio proprio vedere chi è più tosto, io o il Stecchio. Non lo faccio, la prego. Non torni più, se ne va, se ne manda. No, no, è una questione di principio. Io vado, ritorno e la libero. Se ne va, non torni mai più. Hai visto, Carlo?
ma se quello dovesse vivere avrà più di 100 anni. Ma che dici, 100 anni? Che dici? Senti, io me ne intendo. Avrà 100 anni di carcere, papà. 100 anni? Perché no? Chi scrive canzoni mi danno in carcere? Ma che capura hai capito tu? Questo capurro che dici tu, io non lo conosco. Ma come non lo conosci? È quel capurro qua che ha scritto quella famosa canzone napoletana, quella che fa chi mi piglia per francese, mi piglia per spagnolo. Papà, io questo capurro che dici tu non lo conosco. Tu intendi dire capurro, l'autore della canzone? Ho visto capurro, sì, bandito, le vaso. Teresa, ma che dici? Le vaso, a quest'ora sta verso il prendere, non puoi. Io ti dico che l'ho visto quando uscivo dalla chiesa, sì, è entrato in parte sul caffè. Ma non può essere. E io ti dico che l'ho visto all'uscita dalla messa, ma perché non mi credete? Ma come invece io non capisco? Uno e vado dal carcere di Milano, scappa verso il prendere, oggi ripensa e torna qui a sentire la messa alla chiesa di Santa Lucia. Ma sì, papà, sento un messo la gente per forse riconosce per montare all'occhio, ma era lui. Io l'ho visto, papà. Teresa, ma tu sei sicura di averlo visto? Mi sembra proprio impossibile. Sì. Madonna Teresa, mamma mia, era benissimo. Ma va bene, chi ti ricorda? Non lo so, chi dovrebbe ricordarmi? Guarda la fattura dei capelli. La fattura dei capelli. E guarda il taglio degli occhi. Sì, il diavolo. Il taglio degli occhi. Il diavolo. Dai zitto. Avete un'azza, Teresa. Avete un'azza. Speciale. È un uomo! Che è proprio il bandito completamente. E che cosa ha fatto questo bandito? Ah, papà, cosa ha fatto? 5 distributori di benzina rapinati, 3 vecchi non pensionati scippati e 2 coppie di innamorati derubati. E poi papà cosa ha fatto? Una bomba in un negozio di casa. Su, adesso lasciatemi andare, lo voglio dire anche al mio papà, ma cosa hai fatto stamattina? Sei caduto con il piede nel secchio. Mi è andata bene, Teresa, potevo capitarmi di nuovo la zampa. La mia, e muoviti, non sta bene farti trovare in queste condizioni. Stanno io, Gianchino, su, sbrigati. Pronto? Pidi Pidi, vicino mio, indovina chi ho visto mentre uscivo dalla chiesa. No, ma che direttore mi manca. No, signor, ho visto il bandito, sì, Levaso, quello che sta su tutti i giornali che hanno annunciato la roba. Sì, era lui, sapessi che emozioni che ho provato. Pronto? Pronto? Gianchino? Ma con chi parlo? Chi siete? Ah, cavaliere, siete voi? Cosa? Cosa, Gianchino? Come? Nonno è svenuto! È per forza, quello è fragile e malaticcio. Tu prima di dargli queste notizie lo devi preparare. Cavaliere, come sta? Come? Ah, meno male, meno male. Allora mettetevi dei gocci di aceto sotto al naso e guidatevi due compresse di acqua vivo. Ma non a lei, cavaliere, a Pinghi Pinghi. Pronto? Pronto, Pinghi Pinghi. Micino mio, amore mio, come stai? Ti sei ripreso? E su, dai, sta tranquillo. Era uno che gli somigliava, sì, ho visto male. A quest'ora
bandito sarà già verso l'Austria. Stai tranquillo. Bravo, allora muoviti, vieni presto, micino mio, cicino mio, micino mio. Dai, e mando un bacino a tutti i Marina! E mo' chi è? Perché sono io, Marina! Se ne fate aggiustare i pantaloni, insomma! Ho
detto, vieni in auto, mi sparo. Famiglia, capo, l'abbiamo litigato.
Se dite, la svolgere è sempre la sua. Fate pace. Chiamate la mammina. Chiamate? Mammina. Devo chiamare. Mammina. No, mammina. Mammina. Venite di qua. Teresa, vieni anche tu. E anche Pinky Pinky. Vieni, vieni, non c'è. E allora Giotti. Ma è Giotti che va a portare a pranzare con lui. Senti, senti che io vi devo sparare. Fate venire le donne. Mammina, c'è una visita. In questa casa non accetto più visite. Buongiorno. E dove credete di andare? A Capodimonte! Signora suocera, ecco a voi il capurro. Capurro, non capurro! Questo signore mi mette le mani addosso! Ah. Capurro! Però
all'improvviso. Mi alzo, corro fuori e dico: aiuto! 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 In casa mia c'è il vaso! E io? Che fa? E io prendo il vaso! E mi fa? Sicuro? Se ti uccidi